voluto rappresentare. Maestro Giancarlo. No, non sono maestro, sono un cultore dell'arte, non un maestro. Il maestro è un'altra cosa, il maestro sa lei. Io sono uno che accetta le... insomma, vabbè. Qui è una bella chiave. Invece io sono appassionato dei pastori. Pastori. Questo ha... no, questo ha... no, non potrei attualmente non potrei presentare, cioè esprimere un concetto su questo, ma ha una sua valenza che è necessariamente rappresenta un'esigenza sulla sopravvivenza. Belle parole. È la sopravvivenza di una cultura atavica, no? E quel nero in fondo, cosa vuol rappresentare? La fine di una cosa o una... non lo so. Questo momento qui rappresenta questo ritorno al pastore, che sarebbe un pastore dell'ombrello rosso, con questo cielo che minaccia acqua e temporalaccio. Questo cielo che minaccia e... però non abbandona le sue pecore. Vedo. Non abbandona le sue pecore, se le porta via prima che arrivi. No, la pecora è necessariamente a mente di se stessa, perché la pecora ha quella caratteristica, se una si getta la cosa per solidarietà o per ignoranza, la seguono tutti. Infatti è vero, è successo una 15 giorni fa, qui nel Trentino, 15 sono volate tutte insieme dietro. Tutti insieme, o per solidarietà o per incoscienza. Chissà. O per amore fraterno, non si sa. Infatti è quello, dove va la prima e le altre le seguono. Certo, che sia una trappola, è che sia... una condizione. Certo. È vero, è vero. Bene, mi ha fatto piacere anche conoscere. Vedi, in un mondo di... il mondo esasperato per le cose e ci si dimentica della sostanza dell'esigenza umana, ci si dimentica. Si guarda solo avanti. Solamente si guarda a un futuro ipotetico che potrebbe essere catastrofico, ma quello è da origine al corpo. Il pensiero artistico è quello che salverà l'umanità. Il pensiero artistico è quello che salverà l'umanità. Grandissima, grazie di cuore. Veramente. Non c'è altro. L'altro è tutto speculazione. Non mi pronuncio, ma un mio concetto. E non voglio espormi, certo, fino al punto adesso, anche se sono abituato a esprimere. Ma i calcoli e la matematica e la scienza non saranno questi che la terranno sotto controllo? La matematica rappresenta una scienza assoluta, indiscutibile. Indiscutibile. L'arte invece rappresenta il calore umano, che si dica, senza elucubrazioni,
e quindi l'uomo potrà continuare, viviamo, grazie al calore. Prego. L'uomo potrà continuare ad esistere sulla terra grazie al calore l'uomo dell'arte. L'uomo è nato per vivere sulla terra, solamente che talvolta perde rispetto di se stesso e del prossimo, e questo dell'eterno. E quali sono le ragioni? Le ragioni sono quelle economiche. È vero. Siamo in fondo vittime di questo concetto che esasperato. Io credo che ci salveremo solo in virtù dell'arte, oltre che del rispetto del prossimo, in virtù dell'arte.